Buonasera a tutti, mi chiamo Federica, ho 35 anni e sono di Rovato. E da circa 8 anni sono in missione, ho fatto i primi 2 anni come volontaria missionaria con le suore canossiane in Egitto prima e in Sudan poi, e negli ultimi 6 anni sono stata in Togo in una comunità che abbiamo iniziato con una suora canossiana e un'altra laica, una comunità intervocazionale, quindi che raccoglie le diverse vocazioni. Questa sera vorrei condividere con voi non tanto quello che si fa, quello che quotidianamente insomma si costruisce, perché come sapete i missionari si occupano di ammigliorare le condizioni di salute, di istruzione, quindi come un po' dappertutto si costruiscono dispensari, scuole e chiese, ma quello che vorrei ecco condividere con voi è proprio quanto stiamo ascoltando in questa veglia missionaria, il fatto che Dio accompagna tangibilmente le persone che si danno al servizio degli altri gratuitamente. Io stessa nella mia breve esperienza ho sperimentato questa cosa in primo luogo nella mia famiglia, il fatto che sia figlia unica e che sia partita per tanto tempo insomma non ha giovato ai rapporti tra i miei genitori e anche a quanto al rapporto che poi c'è stato fra me e loro, in quanto insomma l'hanno presa un po' come un abbandono, e già il fatto insomma di sentirsi dire parti per aiutare qualcuno che forse non ti vuole, che non ti ha cercato e che non conosci, e lasci qui indietro i tuoi genitori che ti vogliono bene, che ti hanno dato tutto e che soffrono per la tua partenza, è stato già un colpo all'inizio che insomma mi ha fatto dire: Signore, se tu veramente mi vuoi là, occupati di questa situazione, perché io non la posso gestire. E così è stato poi con tante cose che sono avvenute all'interno di questo tempo, insomma, a partire dal fatto che insomma quando incominci qualcosa non hai una lira, non hai nessuno che no al momento sembra supportarti, e che poi come d'incanto insomma nel momento in cui ci credi e dici no, io questa cosa la voglio fare perché penso che ci sia la necessità, perché ci credo, perché sono qui per questo, quasi come così per magia incontri le persone giuste, persone che magari non conosci direttamente ma che hanno sentito parlare, che hanno sentito dire, e arrivano i fondi, arrivano i volontari, arrivano delle volte anche delle situazioni che non ti aspettavi e che ti sistemano il cuore tante volte. Quindi ecco, per quello che è la mia esperienza, tante volte quasi sempre non hai la strada spianata, non sai neanche dove arriverai. Parti, ti metti in cammino, ti affidi al Signore e con la fiducia veramente, con tanta grazia che ricevi poi per metterti a servizio, perché veramente non penso che siano degli eroi queste persone, nel senso io li stimo molto, mi sento anche dalla loro parte come missionaria, però insomma non siamo dei supereroi, è roba che può fare chiunque, non ci vogliono dei doni particolari, si tratta solo veramente di affidarsi e di credere nella provvidenza e di credere che ciascuno di noi ha ricevuto dei doni che possono essere messi a servizio degli altri, come fa l'insegnante, come fa l'infermiera, come fa la mamma, come fa il prete, come fa chiunque. Quindi ecco, vi invito a non scoraggiarvi e a sostenere i missionari e a mettervi in strada. Grazie.